Presidente Cossiga, intanto grazie per questa occasione straordinaria di dialogo, di intervista con lei a 30 anni dal rapimento di Aldo Moro. Intanto una domanda che è quella che in qualche modo tutti gli italiani hanno in testa. Di come andarono quei fatti, quei dolorosi fatti? Ne abbiamo una versione in qualche modo definitiva e veritiera o c'è ancora molto da scoprire? Dunque, anzitutto facciamo un discorso un po' scientifico. Esiste la storia ed esiste la fantasia. Quando la storia non combaccia con le proprie scelte ideologiche, si esercita la fantasia e si ha quella specifica forma di storia che si chiama dietrologia. Ne abbiamo avuto manifestazioni anche in questi giorni. Cioè, non si può accettare che Aldo Moro che passa come il campione della sinistra. Conoscevo bene Aldo Moro. Lui mi voleva bene e c'è lì una fotografia che io con la sua dedica lì che io ho tirato fuori solo dopo che non ero più nessuno. Perché nella fotografia c'è stato con grande ammirazione e riconoscenza. E cosa vuole per molti morotei vedere che Moro diceva con molta ammirazione e riconoscenza: mi sarei fatto dei nemici più di quelli che mi sono fatto in vita mia. Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse e le Brigate Rosse sono un fatto Italiano, e come dice giustamente quella gran signora di Rossano Rossanda nel suo bel libro ritratto di famiglia, è una cosa tutta interna alla sinistra italiana e alla storia della resistenza. Quello che non si. Io conosco tutti quelli che hanno rapito, hanno custodito, non ho conosciuto quello che ha ucciso Aldo Moro. Che è morto poco tempo fa. Eh, loro si limitano, perché sono dei coraggiosi, tra virgolette, a confermare le cose che sono accertate dalla giustizia, non negano mai. Però non denunciano mai nessuno. Per esempio, non hanno mai fatto il nome e mai lo faranno dei due famosi motociclisti che esaminavano la zona e poi fecero da, da staffetta. So. Presidente, ci sono molti spunti importanti in quello che lei ci ha appena detto. Allora io proverei ad andare in questo ordine. Lei ora ha ricordato che ci mancano almeno due partecipanti al comando che rapisce Moro. Sì. Chiarito questo, e lo, ha chiarito anche la vicenda, lo hanno chiarito anche i tribunali che c'è certo. questa, questa lacuna, che, fu, che non è secondaria, ma comunque, a parte questo, sulla dinamica di quello che accadde quella mattina, siamo giunti a una ragionevole sì, certezza. Allora, diciamo questo: loro fecero l'inchiesta, così si chiamava, teoricamente su quattro personaggi. Uno che era il loro nemico lo scattarono subito, Enrico Berliguero. Poiché loro volevano stare dalla sinistra e muovere la sinistra, non potevano andare a rapire, a uccidere l'esponente più alto del PC. Teniamo presente che molti di loro, la maggior parte, erano profughi, tra virgolette, del Partito Comunista. Non sono venuti dall'aria. Non è mai stato comunista Curcio, ma tutti gli altri, non faccio i nomi, alcuni segretari di federazione comunista. Gli altri tre erano fanfani, Andreotti, il numero due era Andreotti, perché avrebbero decapitato il governo e sarebbe stato il caos. E Moro. Moro era il terzo. Perché fu scelto Moro? Non perché fosse l'ideologo, ma scelsero Moro perché era il più facile da rapire. Lei, negli anni, ha maturato la convinzione quindi che della dinamica operativa di quella mattina la giustizia italiana ha scoperto quello che c'era da scoprire. Sì, guardi, i processi furono condotti da un grande magistrato, che si chiama Santi, Appi, Santi Appichi molto severo, vi furono pubblici ministeri di grande valore, e prima di fare il colpo, potenza, la, la bella geometrica potenza di fuoco, si ricorda, loro si addestrarono, probabilmente le armi che avevano gli erano state fundite dall'OLP prima che l'OLP rinunziasse al terrorismo fuori del territorio italiano. Lo s'addestrarono, si prepararono e fecero il colpo. Lei Presidente era ministro dell'Interno in sì. quei giorni? Rivedendo a tanti anni di distanza la situazione, c'era ai giusti livelli istituzionali. La percezione che il terrorismo italiano era pronto a colpire un obiettivo di quella entità? No. Non dimentichiamoci che appena sei mesi, otto mesi prima vi fu la grande campagna Disarmiamo la Polizia. Non dimentichiamoci che su richiesta del Partito Socialista fu sciolto e soppresso il piccolo ma efficientissimo servizio. Antiterrorismo, chiamato ufficio affari riservati, che aveva a, a capo quello che poi Andreotti e io nominavo prefetti e Prefetto per la classe Umberto Federico D'Amato. Vi ho una bellissima vignetta di Forattini Quando io mi dimetto e passo le consegne a chi assuma l'interim dell'interno, e cioè eh, Andreotti. Che cosa gli consegno io? Una fionda. A, diciamo, simboleggiare l'impotenza. Non dimentichiamoci che fino a qualche mese prima la campagna era contro la polizia, disarmata ed era una campagna dei radicali e dei socialisti. Disarmare la polizia. Questo tutti se lo dimenticano. Presidente, lei quella mattina... Poi arriveremo alle questioni politiche, che sono di non minore sì. entità. Qual è il suo ricordo di quella mattina? Guardi, io abitavo allora a Via Cadlolo, quasi di fronte all'Hotel Hilton. E dopo, quando io mi dimisi a ministro dell'interno, il governo mi chiese di andare via di là perché era un Posto troppo esposto e sono venuto qui. Io tutte le mattine uscivo molto presto e mi fermavo per gusto alle, a Un'edicola e mi fermavo a guardare i giornali, le riviste che non mi compravano. Sa quali erano? Quelli di elettronica. Nel pacchetto, io mi vergognavo di farmi mettere nella, nella mazzetta le riviste elettronica. Ero lì il Caposcorta venne, io avevo un telefono in macchina diretto col Ministero dell'Interno, venne e mi dice che mi cercava il capo della polizia. Io andai e il capo della polizia mi disse hanno annientato la scorta di Moro, che tanto non credeva di essere attaccata, che le armi lunghe le aveva nel bagagliaio. Moro non si sa, forse l'hanno ucciso, forse l'hanno ferito, forse è al, al Policlinico Gemelli, eh, forse è morto. Cioè, io feci atteccare la sirena e andai alla presidenza del Consiglio. Era il giorno in cui si doveva presentare alle Camere di Governo. quella mattina. Enrico Berlinguer voleva informare Andreotti che non l'avrebbe più votato, perché aveva messo degli uomini, non faccio i nomi, che uomini simboli negativi che Andreotti non avves, avrebbe neanche messo, ma che Moro aveva imposto della destra e del centrodestra della decina Questo riferimento che lei fa tanto ad Andreotti quanto a Berlinguer mi porta a chiederle, tanto nelle prime ore di quel giorno quanto poi nelle settimane successive, rivista oggi, a suo giudizio, come fu la reazione del sistema politico istituzionale italiano nel suo complesso? Fu quella che doveva essere o con troppe sbavature? No, dunque, anzitutto... Nessuno si aspettava una cosa del genere. Direi che quelli che reagirono con maggior compostezza e proveniendo da un'antica tradizione rivoluzionaria: erano alcuni dirigenti del Partito Comunista che avevano fatto la guerra di Spagna e avevano fatto la resistenza sul serio. Ora. Tutti poi ci siamo voluti prendere un pezzo della resistenza, ma senza il Partito Comunista italiano la resistenza non ci sarebbe stata. Ecco, Tornando al, a quella mattina, poche ore dopo il rapimento di Aldo Moro, un uomo che della storia d'Italia aveva cognizione diretta, come Ugo Lamalfa, parlò. Di pena di morte. Parlò di dichiarazione dello stato di guerra e di pena di morte. E io dovetti andare a spiegargli che lo stato di guerra non serviva perché si fa in caso di insurrezione armata. E non si può fare. E, cioè se ci fosse stato un movimento di piazza, allora dichiaro lo stato di guerra. In, Impieghi le forze armate spari. E che la pena di morte c'è un piccolo particolare, che per dare la pena di morte bisognava prima acchiapparli. Quando lei ci dice come ha fatto ora, il sistema politico italiano rimase sorpreso, non ce lo aspettavamo. Addirittura gli agenti della scorta di Aldo Moro avevano le armi più efficaci nel bagagliaio delle macchine. Questa le racconto due episodi. Ecco, le chiedo, così le chiedo, sì. questa impreparazione, sorpresa, come la possiamo spiegare a, a, a distanza di tanti anni? Incapacità di percepire il fenomeno socialmente, politicamente o impreparazione anche degli apparati di sicurezza? Dunque, allora, Due cose. Anzitutto erano stati demoliti i servizi di, di informazione di sicurezza due grandi operazioni di disinformazione del KGB io ho conosciuto anche la persona che le ha fatte erano stati demoliti lei ci sta dicendo per intervento dei servizi segreti sovietici, sovietici. i due grandi casi di disinformazione che avevano come obiettivo la scompag scompaginare i servizi segreti e quella forza di polizia che loro consideravano più pericolose, cioè i carabinieri, sono uno è il piano solo dove i giornalisti che fecero la campagna non lo sapevano, ma il boccone avvelenato per varie tappe gli hanno passato il KGB. E la seconda, la P2, la terza tentativo di disinformazione pensato contro Berlinguer. Berlinguer ricco borghese pieno di terreni che vende i suoi terreni per miliardi a un ricco petroliere, quella fallì perché i terreni non erano di Enrico ma erano del marito della zia. Ma il filone, il tentativo e allora, è sempre... Sì, il allora tempo. io dissi Dio mio, ma anche se anche il KGB sbaglia siamo fregati. Questa operazione di disinformazione resero i nostri apparati di sicurezza più deboli e quindi incapaci di capire prima. Sì, poi, guardi, tutto ebbe inizio, io ero giovane ministro dell'interno, con una riunione che doveva rimanere segreta, ma che poi non rimase, fatta in un bellissimo castello nel Lussemburgo, presieduta dall'allora ministro dell'interno, in realtà si dice Home Secretary. Britannico Roy Jenkins, poi Lord Jenkins presidente della Commissione Europea, il quale disse: Guardate, che qui sta per arrivare una ventata di terrorismo. Ma il terrorismo al quale pensavano era il terrorismo di massa. C'era stato il sequestro del treno con i bambini d'Olanda, vi era il terrorismo nordirlandese. Tanto è vero che noi più che i servizi di informazione di sicurezza Pensiamo alla creazione del reparto speciale. E io costituì, e lì c'è la direttiva al muro, io costituì il NOX e GISE della polizia e dei carabinieri, dopo aver girato l'Europa, e quando comunicai al capo della polizia al comandante generale dell'arma dei carabinieri questa mia intenzione, i due si guardarono. Tra di loro e sorrisero come dice, questo ci hanno mandato qui un ragazzino che vuole giocare ai soldati. Sì. E invece poi servirono quei reparti. Eh certo, <coughs> e servirono in molte occasioni. Però, per i primi due anni, siccome occorrevano due anni, io feci addestrare dallo Special Air Service britannico che era venuto in Italia, un reparto speciale. Di Consubim, cioè dell'incursore di Badina, dell di che diventò un eccellente reparto antiterrorismo. Quando lei dice, Presidente, eh, le operazioni eterodirette di destrutturazione dei servizi italiani, ma poi lei ci dice. Non hanno a che vedere. Beh, poi, il fenomeno Brigate Rosse è un fenomeno tutto italiano. Assolutamente, quello è un altro discorso. Sono due film diversi. Oh, totalmente diversi. Perché è trent'anni che leggiamo e scriviamo che invece le Brigate Rosse, no. i loro contatti allora, con... Alcuni parlano delle BR, delle BR strumentalizzate dall'Unione Sovietica, che non voleva il compromesso storico. Non è vero. L'Unione Sovietica voleva il compromesso storico. Perché era comunque un modo di attenuare alcuni aspetti della nostra politica atlantica. Non c'era secondo lei a Mosca una convinzione che questo avrebbe accentuato la diversità dei comunisti italiani? Facendone dei comunisti molto occidentali, molto non rispondenti a Ma Mosca. Lei crede che Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, Avrebbe reso all'amico Panza alla vigilia del 76 l'intervista censurata sull'unità e sul rinascito, nella quale dice: Se andremo al potere, manterremo la nostra appartenenza alla NATO perché, tra l'altro, la NATO è un ombrello che garantisce anche la nostra indipendenza. Enrico Berlinguer avrebbe reso. Il marxista leninista com'era, non stalinista, una simile intervista. Se Mosca non gli avesse detto, falla pure. Pensa a vincere, basta e questo è il motivo. Poi si vedrà. Esatto. Poi lasciamo stare la questione di Kissinger, la questione di Schmidt. Perché la famosa riunione di Porto Rico dove Moro non fu invitato alla prima colazione, è vero, ma non fu invitato per iniziativa di Helmut Schmidt, cancelliere socialdemocratico, che non voleva parlare davanti al Presidente del Consiglio del Ministro, del Ministro degli Esteri italiano, delle questioni più riservate perché era certo che le avrebbe venute a sapere l'Unione Sovietica. Poi Aldo Moro è uno dei fondatori di Gladio. Quindi? Aldo Moro era un uomo abile, ma la Stay Behind è stata fondata per volontà di modo di Taviani, di, eh, di Martino e con l'aiuto tecnologico, usiamo così, di Enrico Mattei. E con questo leggi stava. Io dicendo... ho preso un pugno in faccia a vita la Camera. Da chi? Da Paietta. Quando? Quando Moro fece il discorso in difesa dell'intervento americano nel Vietnam. Questo riferimento che lei fa e anche quello che ci diceva poco, poco anzi, mi porta a farle una domanda. Aldo Moro era quindi un uomo politico italiano e occidentale senza se e senza ma? Senza se e senza ma. Che capiva però che in questo paese non si sarebbe potuto governare a lungo senza trovare un accordo con i comunisti. L'accordo che De Gasperi aveva già trovato. Perché De Gasperi non trovò l'accordo con togliatti? Beh, nacque insieme a togliatti il suo Ma primo bene. governo. E la Costituzione italiana, cos'è? Un patto tra le due forze. Perché certo, il piccolo trattato di Yalta. Adesso sono passate le celebrazioni? Sì. Cioè, allora, il più grande costituzionalista britannico, di cui non voglio fare il nome, sa come definisce la Costituzione italiana? No, ce lo dica. La peggiore Costituzione adottata nel dopoguerra in Europa. Perché era un accordo. Tu non fai la rivoluzione, io non temo fuori legge, ma se le pensi che l'unica Costituzione nella quale il Presidente del Consiglio dei Ministri non può... Eh, non può revocare i ministri, lo sa so perché? No. È perché la formula è quella del CLN. O, o stanno tutti assieme o non stanno. E poi ci sono le invenzioni dei cattolici. I quali? Beh, I quali, contro la volontà del Partito Comunista, si sono inventati. La Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura con il famoso discorso contro di Palmiro Togliatti che io un giorno o l'altro pubblicherò. Il referendum e le regioni. Strumenti per aggirare quella rigidità. Certo. E i primi vent'anni, perché governò così bene De Gasperi? Ve lo sa. So. Perché non realizzò della Costituzione nelle regioni, nel referendum nella Corte Costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa eh, idea di Moro, uomo politico dell'occidente senza se e senza ma, fa però forse un po' pugni con quello che anche qui molte volte ci hanno raccontato e cioè Moro l'uomo del compromesso storico. Certo, non c'entra. Certo. Moro diceva che non si poteva combattere la crisi economica, lui pensava questo, e l'incombente terrorismo che lui sapeva stava arrivando. E, scusi, chi mi ha nominato sottosegretario di Stato alla difesa, pregando il ministro Tremellone socialista di darmi la supervisione di Gladio, perché ho passato un sacco di guai, dei carabinieri dell'intelligenza è stato Moro e quando gli successe Gui, Moro si chiamò Gui e gli disse a Francesco le stesse dele che ti raccomando. I sovietici sapevano di Gladio? Sì, lo sapevano i comunisti perché Paolo Emilio Taviani, che era capo dei partigiani cattolici, aveva formato Longo. Durante una, una trasmissione di porta a porta, fumo io stavo a Sorrento, fumo intervistati insieme il Giale Volfo, l'uomo senza volto, ed io. Anzitutto il Giale Volfo disse che se mi avesse conosciuto prima mi avrebbe preso come suo avvocato difensore. E una domanda di Bruno Vespa, ma lei oggi con, con, con chi collaborerebbe? Disse: Collaborerei con i servizi di Berlino perché ormai si è unificata la Germania e col presidente Cossiga, che è l'unico che di queste cose a quanto so ne capisce. E fu fatta la domanda da Bruno Vespa: Ma voi sapevate di Gladio? E quella ha risposto: Ma noi eravamo un servizio di informazione segreto. Come vuole che lo sapessimo di Gladio? A 30 anni di distanza, Aldo Moro era un politico di destra o di sinistra eh, le voglio raccontare ma tutto l'ho raccontato di gladio le voglio raccontare tre episodi nel famoso convegno di sorrento fui io che scrissi a, a mariano rumoro il discorso lui poi lo scriveva in cui lanciò l'attuazione della regione. E Aldo Moro disse: Ma che sciocchezza hai fatto!. Primo. Secondo, quando un ministro della sanità, al secondo piano di Palazzo di Gesù, gli mise in mano la riforma della sanità, gliela strappò in faccia e la buttò nel cestino. La famosa legge che metteva in aspettativa i professori d'università eletti al Parlamento, la definì insieme, d'altronde, a De Martino, la legge degli asini, il referendum. Vero? Quando fu approvata la legge sul divorzio, Prima Forlani e poi Fanfani mi diedero incarico, e Moro lo sapeva, di trattare con i comunisti, con i socialisti, con i liberali, per trovare una modifica alla legge sul divorzio che evitasse il referendum. E Io c'ero riuscito con Paolo Bufalini. Un giorno ci riunì al secondo piano dove, di Piazza del Gesù, i giovani non lo sanno, dove c'era lo studio non ufficiale ma riservato al segretario, c'erano tutti, e Fanfani si tolse un foglietto spiegazzato dalla, dalla tasca e ci disse che era stato a trovarlo Monsignor Benelli, che gli aveva detto che Paolo VI... Gli aveva detto basta, il referendum si fa, perché i cattolici devono dare questa testimonianza. Chi insorse fu Mariano Rumor, il più laico del DC, che disse che in politica decidevamo noi. Io ero lì non come esponente politico, ma come uno a cui era stato dato questo incarico di trattare. Tentarono di convincere Mariano Rumoro, Gavapadre, Zaccagnini, non mi ricordo chi fosse, Gui. E alla fine Aldo Moro gli disse, ma caro Mariano, noi dobbiamo dirsi sì, perché a noi i voti che ce ne vanno, i preti e i vescovi. Questo era Moro. E un realista, e allora chi ce l'ha dipinto come l'uomo più a sinistra della DC? beh, la Madonnina Licona. E le racconto un altro episodio. Lei si ricorda quando arrestarono il generale Miceli? Certo. Io ero ministro della funzione Pubblica. Lui mi manda a chiamare e mi dice. Oggi c'è in casa di Flaminio Piccoli il padre, la madre, la moglie e il figlio di Michelli, accompagnati dall'avvocato difensore che era allora il giovane, anche oggi è giovane, mio amico Franco Cuppi. Tu devi andare e dirgli una parola di incoraggiamento a nome mio e devi dirgli che debbono dare istruzioni al familiare di opporre il segreto di Stato. Dici, ma come si sì, io, sono un ministro della Repubblica, vado a parlare con una persona che è stata arrestata per complotto contro lo Stato. Tu devi andare perché lui è un grande servitore dello Stato. E io per ordine di Moro andai in casa di piccoli a dargli la solidarietà a nome di Moro. E poi tanto per togliere, lei lo sa chi è stato il grande protettore di De Lorenzo? Ce lo dica? Aldo Moro. che quando fu costretto dai socialisti a destituirlo da capo di Stato Maggiore dell'Esercito, lo voleva mandare ambasciatore a Copenaghen. E lui mi ha detto, io questo mestiere non lo so fare. Io conoscevo bene De Lorenzo perché la madre di De Lorenzo, di De Lorenzo era un'aristocratica di Tiesi, paese vicino a quello di mio padre. E il padre di De Lorenzo, d'origine siciliana, erano due fratelli. Uno era mi dico condotto e l'altro al la segretario comunale che stava la all'albero era grande amico di mio padre quando lo dovette destituire perché era il nemico dei socialisti lui gli ha scritto una lettera che il capo di gabinetto da allora ha già fermato in cui gli scriveva mi duole farlo perché lei è un grande servitore dello Stato e lo sa di, di chi era questa l'opinione? Di Arrigo Boldrini, che ha sempre ritenuto Bilov, presso cui fu lanciato dal sud la medaglia d'oro della resistenza di Lorenzo. Cinque cittadinanze onorarie di comuni comunisti e la celebrazione esaltante alla Camera quando è morto da parte di Nilde Iotti. Enrico Bolzini mi ha sempre detto Francesco tu devi darmi una mano perché questo è stato il vittimo di un complotto dell'industria di guerra italiana perché lui era un uomo onesto sempre con l'occhio della storia sì. nel circuito chiamiamolo così, dei grandi protagonisti della vita politica istituzionale italiana del sì. dopoguerra il posto di Aldomaro qual è? Dunque, allora l'Italia o quello che poi è diventato l'Italia, anzi, le regalerò poi un libro sulla storia della Sardegna, in cui un mio amico storico sostiene che in realtà da Presidente della Repubblica io sarei stato il successore del re di Sardegna. Io dico che gli uomini di stato italiani sono stati Cavour, che non parlava l'italiano bene, pensava in inglese e scriveva in francese. E che riteneva, ad esempio, che la Sardegna e il regno delle due Sicilie non fossero Italia, non è mai andato al di là di Firenze, Vero? a lui l'unità d'Italia gliel'hanno regalata perché lui pensava all'unità dell'Alta Italia, Giolitti, che ha fatto l'Italia moderna del suffragio universale, Mussolini, e lei sa che. Io sono stato allevato in casa mia a pane, latte, formaggio, antifascismo e repubblicanesimo. Potrei dire anche a Loggia, ma lascio stare che la gente si scandalizza perché in Loggia non ci ho messo mai a piede. Ma mio nonno era a 33. Del rito scozzese antico accettato, venerabile della Loggia Massonica, ecco la mia laicità rispetto a quella delle Rosibindi di Dario Franciscini, roba da clericali, da catto che hanno scoperto la laicità solo per farsi eleggere nel partito, del partito democratico, il primo della Margherita. Cavour, Giolitti, Mussolini. Mussolini. De Gasperi. Sarebbe stato togliato un grande uomo di stato, il più grande uomo di governo dopo Giolitti e Mussolini. A Drotti, il più grande leader politico Moro. Per la forza delle sue idee? Sì, per la modernità. Presidente andiamo con la memoria a un tasto, a due tasti molto delicati. Il primo sono i 55 giorni sì. perché chiarito quello che lei ci ha spiegato sin qui che in fondo delle Brigate Rosse e del rapimento, sappiamo quello che dovevamo sapere, su quei 55 giorni ci sono dubbi, interpretazioni, ragionamenti che potrebbero lasciarci qua per settimane a fare un'intervista. Però... No, non mi presti Però, invece, posso con usare, una sintesi... Posso fare, dire una cosa? Dunque, voi non fate... Pi, tutte balle le interpretazioni dietrologiche <ride> è chiarissimo il suo pensiero e se lei dovesse allora provare a rispondere a questa domanda per liberare Aldomoro fu fatto dal punto di vista dell'azione delle forze di polizia tutto il possibile? Poi tutto il del... possibile ma eravamo deboli una frase che è stata equivocata in un'intervista fatta dal suo collega e dato che sono giornalista anch'io, pubblicista, Aldo Cazzullo, non è vero che il capo del comando mi abbia detto che mille persone conoscevano il, il rifugio di Moro, il rifugio, la prigione di Boro. Lui mi ha detto che più di mille persone, sindacalisti del Partito Comunista, ci avrebbero potuto indicare nome, cognome e abitazione degli brigatisti rossi. Le faccio una domanda. Vi è un DNA. Il Partito Comunista è diventato un partito di Stato, no? E io ho collaborato con esso. Chiamo Massimo D'Alema il mio fico del bigoncio. Ma anche per come noi li abbiamo trattati nei primi vent'anni, i morti di Modena. L'antipatia per i servizi e per le forze di polizia gli è rimasta. Hanno cancellato Ugo Picchioli. Mi ha mai sentito parlare di Io sì, ma. Per, re, per revocarlo, hanno chiamato Be e Rossa. Lei ha letto il libro: ha letto il libro della figlia di Rossa. Cancellato. Perché in fondo per un vero militante comunista un compagno, anche se sbaglia come le BR, come diceva Rossano Rossanda, non si tradisce. Ma quando un compagno fa quello che ha fatto Guido Rossa? Si dice viva, si fa una commemorazione. E poi lo si dimentica perché non è nella tradizione collaborare con la polizia e con la giustizia borghese. Se ci spostiamo dal piano polipo, diciamo, giudiziario investigativo e guardiamo invece alla, ai 55 giorni dal punto di vista politico sì. e della gestione che i vertici istituzionali e parlamentari dell'Italia fecero del caso, qui è evidente che la vicenda si complica, cioè liberare certo. Moro significava accettare le condizioni proposte dalle brigate rosse. Le condizioni, come poi ho sentito in questi giorni da alcuni documentari, era una sola, non era la liberazione dei prigionieri, non era tantomeno come credeva ingenuamente il Vaticano denaro, era il riconoscimento politico in modo da girare il partito comunista e borghesito di Beleguerra. Lei era contrario a questo riconoscimento politico? E collava, a prescindere, collavano le forze di polizia. Tant'è vero che il giorno nel quale l'ADC stava per decidere di convocare il Consiglio nazionale, che avrebbe dato il via alle trattative, la famosa telefonata alla signora Moro, non avete fatto tutto quello che dovevate fare. Non avete compreso che noi vogliamo il riconoscimento come forza politica che Moro nelle lettere gli dà. Ora arriviamo, Presidente. Questo tema del riconoscimento sì. politico aveva nel, nella politica italiana qualcuno favorevole? si nascondevano sotto lo scambio dei prigionieri e le trattative. Vero. C'è chi voleva far saltare Adriotti. E che mi rimproverò, non faccio il nome perché mi ero dipesso. Questo signore che oggi non c'è più, eh, disse poi che io avevo seguito il suo consiglio di mettendomi. In realtà mi mandò il suo uomo di fiducia, che era anche mio amico, a dirmi che io non mi dovevo dimettere da ministro all'interno perché le responsabilità erano più in alto. Però, Presidente, quando lei dice che chi era in qualche modo favorevole al riconoscimento politico alle brigate rosse si nascondeva dietro la tesi della trattativa, lei fa anche riferimento all'allora Partito Socialista? No, era veramente umanitario. Io rimprovero al Partito Socialista una sola cosa: di non aver avuto fiducia in me dopo, e poi furono loro che mi vollero presidente del Consiglio contro la volontà della Democrazia Cristiana, che infatti appena poté mi mandò a casa con i franchi tiratori. Perché se mi avessero detto che loro erano in contatto con l'amico Pace e Piperdo, i quali avevano contatti con la Moluccia e con Farada, mi avessero detto questo, avremmo messo sotto controllo Piperno e Pace, saremmo arrivati alla Farada e attraverso loro saremmo quelli che erano contrari all'uccisione di Mondra. Eh? Ma nei 55 giorni, a suo giudizio, si arrivò vicino a liberare Moro? No. Il loro leader mi disse che avevamo sbagliato tutto, che avremmo dovuto usare i vigili urbani, non le forze speciali. Però loro si accorsero che noi stavamo per arrivare perché alla fine, su mia iniziativa, dividemmo la città di Roma in tanti quadratini. E fu liberata per questo la figlia del mio amico democristiano, amico di Andreotti, prima che mio produttore cinematografico e padrone di cinema, la Matti. Che fu fortunata perché nell'andare. Allora, quadratino per quadratino. Ogni giorno noi investivamo un quadratino e blocchavamo. Questo indusse delle Brigate Rosse a suo giudizio ad accelerare sì, la conclusione del sì, processo sì, e ad uccidere Moro? sì. sì. Cioè loro avevano a suo giudizio la percezione che il cerchio si stava stringendo? E certo. E accelerarono. Più per ragioni quindi di carattere investigativo che per ragioni di carattere politico? Lo no, dico, lo chiedo, Presidente. Noi teniamo presente che loro si accorsero che non si voleva trattare. Ecco, lo dico perché uno dei tanti, mille retroscena riportatoci col passare del tempo su quelle settimane... Ci dice che siccome la linea della trattativa era ormai arrivata a un punto per cui la DC stava non per lo decidere, capirono. che loro avrebbero accelerato perché in realtà volevano uccidere Moro. No, 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 loro non lo capirono. Quando io andai a trovare in carcere, perché sa che cioè io mi chiedo ancora come persone di cultura e intelligenza superiore alla media, si siamo dati la volta al batta. o sbaglio? non sbaglia, domandarselo è una domandata domanda a cui non si vuole dare risposta ma per come la faranda borghese siciliana figlia dell'avvocato distrettuale dello stato di Palermo viene mandata a studiare filosofia e sei mesi dopo si dà alla latitanza. E come Curcio, bravissimo studente dell'Università di Trento, figlio di una Valdese, si dà alla lotta armata. E come i figli del Conte Sebregondi, dirigente, alto dirigente dell'Iri, fanno saltare per aria una camionetta di carabinieri con i carabinieri dentro. E come è contiguo alla lotta armata un filosofo nucleare così bravo come Piperno? E se lo so sa spiegare. Non dico, se lo so sa spiegare. Io non me lo so spiegare. Esatto. Eh, Lei negli anni ha trovato una risposta? Ebbè eh, certo, loro erano marxisti e leninisti, fuori tempo, ritenevano che la politica Comunista li avesse traditi e volevano riprendere quella che consideravano la resistenza tradita, perché la maggior parte dei partigiani comunisti, come i partigiani d'Europa, pensavano che la lotta patriottica, la lotta antifascista, dovesse poi portare, come portò nell'Est, all'instaurazione della dittatura del proletariato. Adesso le faccio fare uno scopo. La gente si chiede perché. Lei sa che io sono stato favorevole all'amnistia contro cui si sono schierati prima i comunisti e poi di esse. Perché sbagliando credono che la lotta implacabile al terrorismo sia una delle cause della loro legittimazione. Siamo in quattro per l'amnistia. Non l'indulto, l'amnistia. Lei sa che è Cesare Battista. So. Sì, l'ex terrorista ex. Ex terrorista di prima linea Soltutto. che si è ricoverato in Francia, profittando della politica di Bitteran, che si è rifatto da vita ed è diventato un noto giallista. So anche del, dei suoi delitti e del, del gioielliere Torregiani certo. e del povero macellaio Veneto. Certo. Allora, lui mi ha fatto scrivere dalla moglie e dall'avvocato dicendo che lui sa bene lui lo sa che adesso è in Brasile no? perché la Francia non se l'è sentita di consegnarcelo ma non si è sentita di anche darcelo e l'ha fatto scappare si immagina se uno scappa dalla Francia con l'organizzazione polizia che ha la Francia l'hanno fatto scappare il Brasile noi abbiamo chiesto l'estradizione e il problema è questo, che la Costituzione brasiliana non permette l'estradizione per crimini politici, mentre la nostra autorità giudiziaria sostiene che si tratta di crimini comuni, non tenendo presente che si trattava di espropri proletari. Non è che lui ha voluto ammazzare i gioiellieri, lui ha fatto una rapina, una gioielleria per dare a prima linea fondi quello ha resistito, servo della borghesia e lui l'ha ammazzato. Hanno chiesto a me una lettera. Io gliel'ho mandata, una lettera che sarà esibita alla Corte di Cassazione o Corte Costituzionale brasiliana, nella quale dice che io condanno i crimini da questo commessi, ma dico che erano crimini politici e non crimini comuni. Nel senso che lei con questo vuole dirci che la rapina di autofinanziamento sta più nella politica che nel crimine? No, sta nel crimine, ma non nel crimine comune. Nel crimine politico. Guardi, chi io li ho conosciuti, a uno di questi, io ho fatto la testa al matrimonio. Lo so? No. Certo. A eh. chi ha fatto parte di un comando che ha ammazzato e che in carcere è rientrato nella Chiesa Cattolica e ha sposato una bravissima ragazza, una mezzosuola, io ho fatto da testa al matrimonio, perché lui me l'ha chiesto. Matrimonio cattolico, in una, in una comunità quasi di semisuole, di semifrati laici. Lui ha letto le letture, si era confessato e si è comunicato. Oggi ricopre una posizione importante, Laureato in 110 in lode alla pubblicazione della tesi in economia e uno dei suoi per così dire complici, laureato in 110 in lode alla pubblicazione della tesi, con quello che è diventato sul tema di un personaggio politico che è diventato il suo Beniamino. E lo sai chi è? No, ora dovrei chiedere tutti i nomi. Alcide un... De Gasperi. Ecco, i lei... no, nomi non li faccio perché, sennò, sennò... perché questi sono due signori. Per bene che tra l'altro collaborano in due organizzazioni cattoliche, quindi lasciamo stare. lasciamo stare. Ancora poche domande, Presidente. Una alla quale tengo molto è questa. Non guardiamo agli aspetti investigativi. Sì. Guardiamo alla vicenda nella sua gestione politica e istituzionale. Poteva andare diversamente. Ricordiamoci una cosa che fido al agli che anzitutto il PC ha cercato sempre di nascondere che le brigate rosse fossero rosse. Le racconto un episodio. Io vado a Torino con il Ministro Interni e lì inizia la mia amicizia col Presidente della Camera, perché lui che era segretario della CGL viene da me torna a casa e dice la simpaticissima moglie ho incontrato il più democratico tra i ministri dell'interno che credo il regno della Repubblica Italiana abbia avuto, perché non ha fatto altro che chiedersi ma come mai è nata la Brigata rossa. A colazione venne da me il famoso redattore capo del Corriere della Sera che fu ucciso. Walter Tobaggi. No, non del Corriere della Sera, della stampa. Casalegno. Casalegno. Accompagnato da Ricolè e mi chiese se gli dava un'intervista. A colazione in prefettura mi disse no guarda, ti racconto una cosa e lui ne fece un articolo, senza che fosse un'intervista. Che la causa del fatto che lo spararono. In quell'articolo io dico, quando lui mi chiede quale fosse la matrice ideologica delle Brigate Rosse, io ho detto marxisti e leninisti. Arrivo e venne da me a protestare, Tatto, dicendo che non è vero che fossero comunisti. 15 giorni dopo, il comitato regionale del Partito Comunista Italiano, essendo segretario provinciale Fassino, dice che era vero. E il Partito Comunista per la prima volta non dice più le brigate cosiddette rosse. Ora, alla luce anche di questo... Quando io andai a trovare questi signori in carcere, gli dissi come mai non avevano capito che loro avevano vinto. E gli dissi che non avrebbero vinto, ma stravinto. Se avessero fatto il processo a Moro, lo avessero condannato a morte e quando Paolo VI ne chiese la liberazione, loro avessero detto in omaggio a Paolo VI, che ci ha riconosciuto uomini delle Brigate Rosse, l'avessero liberato, come nel film. E, e loro perché non lo liberarono, secondo lei? Perché a mio avviso loro avevano il mito della esemplarità. Noi siamo creduti soltanto se siamo feroci. Cioè il processo rivoluzionario. Neppurché. Allora, perché allora, secondo lei, è così viva ancora in tanti, per esempio nella immensa pubblicistica sul caso Moro? Questa tesi Moro doveva morire. Quasi come se a condannarlo più che le Brigate Rosse è stata la politica italiana. Lei sa che per alcuni gli assassini di Aldo Moro si chiamano Paolo VI, Giulio Andreotti, Berigno Zaccagnini e Francesco Cossia. Ecco, e lei come si è spiegato in questi anni la potenza di questa tesi? Anzitutto, finché lo dice la moglie e i figli, vabbè, sempre sono stati privati di un marito di un genitore. No? E per una parte della sinistra di Cino, quella di base, bisogna, non è possibile che Moro sia stato ucciso da sinistra. Moro deve essere ucciso da destra dall'imperialismo americano. La guerra in Vietnam, la repressione dei moti del 68, eh, la CIA, l'appoggio a Pinochet e l'uccisione di Moro sono tutti aspetti deteriori. Tenga presente che la componente cattolica dell'antiamericanismo in Italia è fortissima, e per lungo tempo. Insomma, tra l'America un bravo cattolico, là ci stare me, che non sono un bravo cattolico, ma che ho di una famiglia particolare, insomma, hanno scelto tra, tra ebrei e nazisti, hanno scelto i nazisti, diciamo le cose malamente, e l'America è stata odiata, perché l'America era vista come la terra del protestantesimo, della massoneria, delle libertà democratiche e dell'ebraismo. Questo è molto chiaro. Presidente, concludiamo questa straordinaria testimonianza, della quale ancora la ringrazio, facendo riferimento a quattro passaggi che sono nelle lettere sì. di Aldomoro. So che questo è per lei, anche sul piano personale, un tasto delicato e io la ringrazio sì, del fatto che con noi ha voglia di affrontarlo. Guardi. Eh, lei ne porta vede? i segni? Lo vede? Lo vede? Si vede? Questa sa come si chiama? Psoriasi? No, questa è la malattia che aveva Cesare. Cioè, ho perduto il pigmento e mi sono diventati in un mese i capelli bianchi. Allora, prima di usare questi passaggi delle lettere... No, no, li usi pure. No, no, passaggi. ma voglio dirle, e, e questo è il segno della sua sofferenza di allora, il tempo come ha modificato questa sofferenza? Beh, tenga presente che io ho voluto mettere in primo piano la fotografia di Aldo Moro. Quando io dico che io ho concorso a ammazzarlo, è vero, non sono un assassino. A differenza di altri, io sapevo benissimo che la linea della fermezza, salvo un miracolo, aveva portato alla sua morte. Era una consapevolezza diffusa? Né, uh -huh. ai, ai livelli elevati? Lo pensava anche Andreotti? Sì. Ma che sperava più di me. Lo pensava anche Berlinguer? Assolutamente. E non dimentichiamoci che quando... Aldo Moro mi mandò la prima lettera che poi fu resa pubblica la lettera B me e la lettera alla cara Dorida che fu l'inizio della rottura di, Forucci, di Fiorucci, ma della... della o oh io sempre confondo della... Feranda e Morucci Feranda e Morucci perché disse beh un momento allora se voi avete reso perché la portò lui la lettera se voi avete reso pubblica una lettera che dopo averla estorta al prigioniero dicendo che sarebbe rimasta privata, allora è un gioco diverso. E di là l'inizio della rottura. Lo allora, so. Che meriterebbe una riflessione. Ehm, allora facciamo un passaggio sulle lettere. In una lettera che Moro indirizza a lei, caro Francesco, Moro evoca la ragione di Stato. Io mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato. Un momento, ecco l'inizio del riconoscimento. Perché lui trattava. Un processo popolare riconosce la legittimità popolare democratica, le BR al processo. Importante. Che sono. In questo stato, avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni. Ecco, certo. scrive Moro: Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile. Esatto. Allora. Io non firmai, ma io ero d'accordo nella famosa lettera che ebbe come primo firmatario un cardinale progressista, il cardinale Pellegrino, Pietro Scoppola, la intelligenza cattolica di sinistra che negava l'autenticità delle lettere, lo ricorderemo? Sì. E fu io che scrissi quel pezzo del discorso di Moro, dove allora convinto con questi, cui mi sentivo vicino di questa tesi, non mi sentivo di dire che le lettere non erano psicologicamente autentiche, perché era come dire psichiatri psichiatricamente, e scrissi non sono moralmente autentiche. Dopo che io andai via, in preda alla depressione e lei lo sa che una parte dei miei colleghi democristiani quando io dovevo essere eletto presidente del Serato andarono da Andreotti e dissero questo non lo votiamo perché ha avuto la depressione e Andreotti disse dopo tutto quello che gli è capitato se non, avesse, non dovreste votarlo se non avesse avuto la depressione perché sarebbe soltanto un fiero farabutto. Lui è stato sempre il mio sostituto, presidente del Senato, presidente della Repubblica. Mai mi sono fatto dare la destra da tutti, eh? perché lui è il presidente della Fucci. Gli sempre dato la destra io. E poi mi sono riletto le lettere e mi sono riletto le sue opere giovanili. Noi avevamo preso un grosso bagno. Lui non era un cattivo cattolico, liberale, laico, come lo era De Gasperi, come lo era Sturzo, come lo era Taviani, come lo era in fondo Andreotti. Lui era un cattolico sociale il quale riteneva che contasse la società e la persona e che lo Stato fosse una sovrastruttura tecnica. E che lo Stato non potesse essere uno Stato di cui si doveva uh, tutelare il prestigio, perché non essendo una persona non poteva avere prestigio. E che la legalità era un fatto tecnico che valeva le regole morali. E che garantire un'educazione al nipote Lucca era molto più importante che non garantire. La cosiddetto principio di legalità o il prestigio dello Stato al cui lo Avevo commesso un errore anch'io. Questo spiega Moro? Il che significa che Moro, che scrive, è, per, è, autentico. è, è autentico: E che cerca di trattare con le BR? Riconoscendole. E certo, quando dice un processo politico. In una lettera, ed è il secondo passaggio che le chiedevo. Stavo, devo chiede... dirvi che per salvare dall'estradizione, che mi, mi sembra una cosa crudele. Cesare Battisti, omicida e non assassino? Mm -hmm. Per noi sardi c'è una differenza. Eh? Uno che ammazza per motivi d'onore è un omicida. Uno che ammazza per rubare è un assassino. Eh, se mi consenta. Mm. Insomma, c'è differenza. Cesare Battisti è un omicida, non è un assassino. Non so se la seguo su questo, però... Ma scusi, perché Stalin non ha fatto... non, non ha fatto rapine per foraggiare la sezione bolscevica del Partito Socialdemocratico? Non lo sapevo, ma non mi sorprende. Beh, uno dei per... più grandi Stalin, uno dei più grandi uomini della storia. Certo, certo. Io no, vengo considerato non. uno stalinista di destra. Presidente, il secondo punto che vorrei toccare con lei, prendendolo dalle lettere lo trovo in una lettera che Moro scrive a Zaccagnini, allora segretario della democrazia cristiana. Sì. I passaggi importanti di una delle lettere a Zaccagnini sono molti, ma ce n'è uno che le sottopongo. Perché ci porta anche alla condizione psicologica di Moro che scrive. Scrive Aldo Moro, sono un ostaggio che la vostra brusca decisione di chiudere un qualsiasi discorso di scambio di prigionieri rende inutile ed ingombrante. Cioè ma ammazzano. Moro capiva. Quello in cui lui sbagliava è di credere che quelli puntassero allo scambio dei prigionieri. Un errore forse indotto dalla condizione, perché Moro avrebbe capito tutto probabilmente, più libero di ragionare. Sì, sì. Questo passaggio, o comunque questi appelli al suo partito, che effetto ebbero nei vertici della democrazia cristiana? Beh, alla fine ebbero effetto. Tant'è vero che io sono convinto, e lo dissi a loro, ai candidati, che loro avevano ucciso Moro il giorno in cui, forse, su proposta di Fanfani, la direzione del partito avrebbe. Convocato il Consiglio nazionale e il Consiglio nazionale avrebbe votato per, per le trattative Voglio chiudere ricordando due cose del Partito Comunista. Il Partito Comunista si fidava solo di Andreotti e di me. Un giorno vennero appena uscì la prima lettera di Moro. E poi gli dico: che io non avrei voluto che la cosa si sapesse, ma come si è saputa, venne oltre la sfuriata e pure lo tacitammo. Di Pertini, che disse: Si vede che non ha fatto la resistenza, ossa frase Ugo Pecchioli, persona serissima. Uomo che ha fatto il capo partigiano a 18 anni, mi disse venne, mi disse che Moro esca vivo o che Moro esca morto dopo questa lettera, Moro è per noi nel ricordo dei compagni partigiani o morti nelle carceri, politicamente morto. e quando Andreotti col mio consenso permise alla DC di cercare la strada di Amnesty International, la strada della croce rossa e così via, vennero nel mio studio Enrico Berlinguer e Pecchioli a dire adesso basta. Proprio su questo terza e penultima citazione dalle lettere di Aldo Moro in un'altra missiva che Moro manda a lei, Moro entra addirittura nel merito della trattativa, addirittura indicando un paese, l'Algeria, come possibile paese che avrebbe potuto ospitare i terroristi di cui si chiedeva la liberazione e sostiene Moro, i principi devono fare i conti con la realtà. Nella mia più sincera valutazione, e da prescindere dal mio caso, anche se doloroso, sono oggi convinto che esiste un interesse politico obiettivo, non di una sola parte, per praticare questa strada. La strada di cui parla Moro, Moro è proprio quella dello scambio di prigionieri. Certo. La e domanda certo. che le faccio è, poi lei naturalmente sì. dice quello che vuole, questa strada fu concretamente esplorata e poi scartata? Dunque, fu esplorata dal Ministro della Giustizia di allora che poi diventò Presidente della Corte Costituzionale, ed era favorevolissimo Giovanni Lion, in una burrascosa riunione del Comitato per l'Informazione e la Sicurezza fu scartata con un violento intervento di Carlo Donacatello, che non pensava neanche lontanamente che il figlio fosse di prima linea. Tanto è vero che lui lo sa chi era il più grande amico di Donna Catten e viceversa. Dica. Il generale della Chiesa. Dopo Donna Catten, l'amico della Chiesa ero io. Senta, in una lettera drammatica che Moro scrive alla moglie, in una delle numerose lettere, c'è un passaggio nel quale Moro si rivolge a lei in una lettera indicata alla moglie Noretta. E Moro quasi ragiona come se la sua esecuzione è già avvenuta, sì. scrivendo pacatamente, direi a Cossiga, che sono stato ucciso tre volte per insufficiente protezione, per rifiuto della trattativa, per la politica inconcludente, ma che in questi giorni ha eccitato l'animo di coloro che mi detengono la politica inconcludente. Le parole di Aldo Moro sono le parole di una persona che scriveva anche nei tanti riferimenti familiari ai suoi nipoti da una condizione di prigionia. Tenga presente che quello che lui sente più dolorosamente averlo tradito è la persona che lui considera il migliore del Bigor, cioè sono io. E lo si sente dalla, dal carico anche emotivo N che c'è nel il famoso verbale di via Monte Sa Sai cosa sono le carte di Monte Rervoso? Sono l'interrogatorio fatto dalle BR a Moro, ma chi è così. E glielo fanno ripetere tre volte. E lui dice che io sono l'ideatore europeo della politica europea antiterrorista. Fa un accenno a Gladio, ma che non poteva capire nessuno salvo con noi che lo sapevamo, e fa un accenno all'Irlanda. E io mi ricordo, perché i magistrati me lo fecero leggere prima di pubblicarlo, che io passai una notte chiedendolo cos'era il riferimento e che io, lui era curiosissimo, voleva sapere da me tutto sui miei viaggi, sui servizi segreti, io gli raccontai di essere stato in Inghilterra, non solo a visitare lo special Air service che poi presi come modello, ma a vedere, perché io passevo una notte dicevo, cosa c'è dall'Irlanda? Andai a vedere i villaggi costruiti nel Galles che riproducevano i villaggi irlandesi dove andavano a destrarsi le truppe che poi andavano a finire in, in Irlanda. A quello Moro si riferiva? Certo. Perché? Perché dice poi Cossiga mi ha parlato spesso, lui mi dipinge come colui che ha inventato la politica di terrorismo, che non è vero, e poi dice mi parlava dell'Irlanda. Io dico, cosa c'è l'Irlanda? Ma una notte e chiedermi: ma cosa c'è da l'altro? E per ricordarvi questo. Ultime due domande. Sono passati 30 anni, Rapimento 55 giorni, gestione della crisi, l'appello del Papa, le vicende politiche nazionali di quei giorni e successive, e poi l'uccisione di Aldomoro. 30 anni dopo poteva finire diversamente? Se avessimo trattato e cioè avessimo riconosciuto soggettività politica alle BR, sarebbe saltato certamente il compromesso storico, Moro sarebbe uscito e avrebbe guidato una crociata anticomunista, e però avremmo sfasciato le, le forze di polizia che non avrebbero più creduto. Al potere politico. Non è che ci credono molto adesso, ma questo è un altro discorso. In questo che lei dice pesa il fatto che cinque uomini della scorta erano stati uccisi? Certo, e che la moglie di uno di questi aveva minacciato di darsi fuoco davanti al Piazza del Gesù se noi avessimo fatto le trattative. Ultima domanda, Presidente. Il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro ha cambiato la storia d'Italia e se sì come? L'ha cambiata perché ha interrotto il compromesso storico, perché Enrico Berlinguer credeva non alla democrazia cristiana ma solo ad Aldo Moro. E dopo che fu ucciso Aldo Moro e che lui perse il turno delle amministrative, che vinse la DC perché nel partito del Bartire e perché nell'immaginario collettivo, collettivo le brigate rosse non erano verdi o bianche, erano rosse. E questa è l'influenza più grande. Sì. E lì Enrico Berlinguer compì forse due errori. Aver fatto il compromesso storico troppo in fretta e averlo finito troppo in fretta lo stesso. Ma poi fu ripreso con il governo di Massimo D'Alema, sostenuto da me. E allora mi, mi preme a questo punto concludere di, chiedendole questo: è una domanda un po' personale. Quella mattina rapiscono Moro... Un momento, chi ha fatto la carriera che ho fatto io non può avere nulla di personale. Sì, allora mettiamola così. Quella mattina rapiscono Aldo Moro. Ma lei si rende conto di che paese è questo che mi ha fatto successivamente? Sottosegretario all'intelligence, ministro dell'interno, presidente del Consiglio, presidente del Senato e presidente della Repubblica un paese in cui da questi eventi già si doveva vedere la possibile decadenza. <ride> ecco Presidente, le chiedo questo. Quella mattina rapiscono Moro e lei lo apprende mentre, come ci ha raccontato, sì. all'edicola guardava le riviste. Di di, di radio, di queste cose. Il suo, essendo stato lei molto legato ad Aldo Moro. Voglio... Eh, sì anche sul piano umano e personale oltre che della militanza eh. politica comune le chiedo questo in qualche modo lei avrà continuato un suo dialogo con Aldo Moro in questi 30 anni dove l'ha messo nella sua sensibilità nelle sue riflessioni anche politica perché in ci chiesa, sarà stato in chiesa solo in chiesa you